Salerno. Questo è il messaggio che arriva dalla curva sud della Reti. Un grande cuore gigante ai Love Salerno. Con i colori della città di Salerno, tutti i cartoncini colorati, e ci sono ovunque i colori che richiamano la città di Salerno. Torevo, io penso che 30.000 siano anche pochi. Voglio dire, credo che oggi quella lì rimanga ancora una bella festa. Gara intanto che comincia in questo momento, si parte con il pubblico della Righi che ovviamente fa festa e accompagnerà, si spera, la Salernitana questo traguardo importantissimo. Non è questa, Tommaso, la partita però che... Di Napoli, attenzione, si deve Romito, di Napoli, in area di rigore, di Napoli, attenzione, a terra, calcio di rigore, arbitro! Si gioca ancora, D'Angelo perde le staffe, ancora giù di Napoli, Piccioni! Palo! Che gol, D'Angelo! Calma D'Angelo! Rigore nettissimo ai danni di Napoli, che si è bevuto Romito, non è che ci volesse molto, ma comunque l'ha fatto, è entrato in area di rigore, dalle spalle la spinta, tanto bravo Pinna, spinta ai danni di Napoli, no? Eccolo qua che noi lo rivediamo, è netta, c'è taccio, e non mi spinto, no, per far vedere a casa, netto il rigore non dato alla Salernità. Di primi, Francesca, primo tempo in... Insomma, prima parte del primo tempo vantaggio la Salernitana, la seconda parte per il Pescara. Sì, nella seconda parte ha fatto la differenza al centrocampo, hanno fatto la differenza gli uomini al centrocampo. E in questo momento è un tripudio di colori granata, fumogeni rigorosamente granata per colorare la curva sud, Antonio. Possesso palla con Ciarcià sul lato destro, si accende Ciarcià, ebbe anche un fallo, attenzione Ciarcià, il suo sinistro... Incrocia le mani, attenzione, siamo lì! È nella rete! Gol nella rete! Arturo di Napoli! È il gol! Piccioni, è il gol che fa esplodere la Righi sulla grande giocata di Ciarcià! Lo vorrei sottolineare! Grande giocata di Ciarcià! Grande tiro, pallone che si è infilato nel sette all'incrocio dei mani e poi mischia davanti al portiere Indiveri, è stato il più lesto Piccioni a rubare il tempo, da lì non poteva non segnare, e il gol che praticamente ci certifica la Serie B. La gioia di Lombardi, le immagini straordinarie di Finale TV. Allora, la panchina tutta in piedi, tutti con le magliette della Serie B, i calciatori in panchina, il conto della rovescia è cominciato, abbracci tra tutti i giocatori, anche con Brini. Ho anche un po' di champagne. C'è anche Lombardi, c'è anche Muro sul rettangolo del gioco, ci sono tutti i dirigenti della Salernitana. Vorremmo entrare in campo, ma non è ancora finita. Manca ancora qualcosa, 46 e 30, sventolino di bandiere ancora. Russo per Mammarella, tiene palla Mammarella, non vuole affondare, poi ricarico. Il pallone per Di Napoli, la magia di Napoli, dentro, rigore, calcio di rigore, e c'è un rigore procurato da Arturo Di Napoli, che è pronto alla battuta, Retu contro Indiveri, tutto è pronto, l'arbitro perde qualche istante. Di Napoli, parte Di Napoli, gol! Di Napoli, amici sportivi, 2-0, e si chiude qui, siamo in Serie B, eccolo qua, incoronato di Napoli, eccolo qui la regia puntuale di Napoli con la corona in testa, sigilla col 21° gol. Di Napoli va a festeggiare anche sotto gli stinti con la corona sul capo, 2-0, liquidato il Pescara, Salernitana in Serie B. Entra, rigore per il Pescara.
giocare, attenzione. Va la battuta a Sansovino. Parata di Migna, è finita, siamo in Serie B, la Salernitana ritorna in Serie B, ritorna lì dove meritatamente deve stare e ritorna con una grandissima prestazione. Ovviamente grandi festeggiamenti tutti sugli spalti, mi raccomando, facciamo in modo che la festa possa svilupparsi bene, poi ovviamente ci sarà tempo. C'è anche il sindaco sul rettangolo di gioco assieme al presidente Lombardi sulla destra, con i vigili urbani, ovviamente in mezzo al campo il primo cittadino che giustamente festeggia con la società questo ritorno in Serie B. Intanto le telecamere per di Napoli, ma è anche il momento della società e del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Ecco qui, perfetto, la regia all'esterno di Lira TV, mentre vedete ormai il mutante di Napoli. Di Napoli è talmente svestito a festeggiare con i suoi tifosi, ogni settore, chiaramente giocatore determinante, riattura la Salernitana, anche oggi, voglio dire, ha messo il sigillo, seppur platonico, alla Serie B, però era un sigillo importante perché ci voleva il suo gol nella giornata della promozione in Serie B.